Buonasera a tutti, grazie per essere qui in questa serata, a questa conferenza. È tanto che non abbiamo su questo palco Lidia Fassio, finalmente è tornata perché ha avuto molti impegni fuori, quindi l'abbiamo vista un po' di meno. Questa sera farà una conferenza straordinaria su Chirone. Come sapete, Lidia Fassio è una delle più brave astrologhe italiane. Qui ad Armonia Mundi svolge le sue attività da tantissimi anni. Facciamo una scuola meravigliosa di astropsicologia di 3 anni o 4 se si vuole fare il percorso di counselor. È una scuola riconosciuta, poi magari Lidia ci dirà 2 parole su questa scuola. Gli allievi sono tutti entusiasti, ne abbiamo qui qualcuno vecchio e nuovo, perché negli anni chiaramente rinnoviamo le classi. E è autrice di moltissimi libri pubblicati con Spazio Interiore. Ha fatto i suoi libri, I nostri simboli interiori, La simbologia di Saturno, Simbologia della Luna, Le case astrologiche. E se avete il desiderio di leggerli, vi posso garantire, anche se non siete proprio ferrati nell'argomento, ma sono assolutamente comprensibili anche a chi non ha una cultura astrologica, ma il linguaggio è comunque comprensibile, perché comunque Lidia non svolge una astrologia classica, ma l'imprinting, la caratteristica della astrologia di Lidia è proprio un'astrologia umanistica, un'astrologia psicologica, e lo capirete proprio anche da questa sera, no? Questa sera parliamo di Chirone, ci sono pochissimi libri su Chirone, quindi io sto spingendo affinché io ne scriva uno su Chirone, perché vero Maurizio che non c'è niente su Chirone. Mentre Chirone è un simbolo meraviglioso, una storia mitologica bellissima che adesso ci racconterai, spero, certo. E si parla proprio di guarigione, di ferite da elaborare, da integrare. Quindi prossimamente usciranno i suoi libri sui pianeti personali, quindi Marte, Venere, Mercurio, e poi però aspettiamo Chirone. Certo. L'hai promesso. Ti ho promesso. Facciamo un applauso a Lidia Grassi. Grazie, grazie. Allora, parto subito con Chirone, poi della scuola parlo dopo. Chirone è un simbolo abbastanza particolare, perché l'astrologia, perlomeno l'astrologia umanistica, prende in considerazione esclusivamente i pianeti, no? Cioè quelli che sono considerati pianeti perché hanno determinate caratteristiche. E poi io, tra l'altro, arrivo anche dal punto di vista astrologico da una scuola, quella di Lisa Morpurgo, che non ha mai preso in considerazione, cioè non prende in considerazione né la luna nera, insomma tutte queste, nei punti, insomma tutto quello che, neanche i nodi non prende in considerazione. Quindi è sempre stato un argomento, diciamo, un po' difficile, no? Cioè, però come tutte le cose, poi io quando è stato scoperto Chirone e poi sono uscite le effemeridi di Chirone, chiaramente comunque io ho cominciato a metterlo nei temi natali, tanto per vedere se poi effettivamente c'erano delle corrispondenze, se potevamo in qualche modo pensare che questo simbolo avesse, diciamo, un'importanza nell'ambito di quella che è la lettura del tema natale. Non solo, perché tutto quello che riguarda i pianeti ovviamente hanno anche una simbologia dal punto di vista collettivo, no? Cioè, quindi quando si scopre un corpo celeste, perché non posso chiamarlo pianeta perché Chirone non è un pianeta, comunque quando si scopre un corpo celeste vuol dire che anche dal punto di vista proprio collettivo è come se la coscienza aprisse una nuova fessura, no? Cioè, e quindi attraverso questa fessura pian piano il simbolo può essere portato all'interno, quindi quello che prima è fondamentalmente proiettato fuori, man mano che un pianeta si scopre si comincia ad utilizzarlo anche all'interno. È stato così, diciamo, per i 3 ultimi pianeti, quelli considerati transaturniani, no? Cioè Urano, Nettuno e Plutone, sono stati 3 pianeti inizialmente
che inizialmente hanno trovato anche tanta resistenza, diciamo, nel mondo astrologico, no? Cioè, quindi molti astrologi ancora adesso l'astrologia tradizionale non li utilizza, no? Cioè, quindi considera soltanto i 7 pianeti fondamentali, quelli di quando, insomma, è stata e si è iniziati a parlare di astrologia. È chiaro, però allora i pianeti venivano considerati quelli che si vedevano ad occhio nudo, e quindi ovviamente Urano, Nettuno e Plutone non potevano sicuramente essere visti ad occhio nudo, no? Cioè, per cui tutto quello che apparteneva, diciamo, alla simbologia di questi tre pianeti era in un certo senso, diciamo, proiettato su Saturno. Cioè, praticamente Saturno per anni, per millenni, insomma, perché arriviamo fino al 1787, alla scoperta di Urano, ecco, per anni è un po' come se tutto quello che prima non si capiva comunque veniva in qualche modo addossato, diciamo, al grande vecchio. Per questo anche era così considerato drammatico, malefico, insomma, il grande malefico era considerato, no? Cioè, quindi come se lui fosse un po' il dramma, diciamo, di qualsiasi cosa. Cioè, quindi qualunque cosa succedesse era sicuramente Saturno, con la combinazione di Marte che era il piccolo malefico. La scoperta invece di questi tre pianeti ha aperto proprio delle grandi porte, no? Cioè, quindi, però ha anche aperto una grande porta sull'inconscio, no? Cioè, ovviamente, infatti, soprattutto con la scoperta di Nettuno, la scoperta di Nettuno coincide proprio con la scoperta dell'inconscio, e la scoperta di Plutone coincide con la psicanalisi, con l'inizio della psicanalisi, e coinciso anche con la scoperta dell'atomo, insomma, cioè, diciamo che comunque si è cominciati a prendere in considerazione il fatto che non solo quello che è visibile ha un'importanza straordinaria per l'uomo, no? Cioè, anzi, pian piano si è rovesciata completamente, diciamo, l'idea dal punto di vista astrologico, e tutto quello che non è visibile pian piano ha cominciato ad essere terribilmente importante, no? Cioè, quindi le grandi trasformazioni, i grandi passaggi, no? Cioè, proprio anche i grandi passaggi evolutivi sono tutti scanditi, diciamo, da questi tre pianeti che rappresentano anche le grandi forze del collettivo. Ora, indubbiamente Chirone intanto non è un pianeta, ma è un centauro, no? Cioè, quindi, per cui già ci sono state molte disquisizioni su questo fatto, no? Cioè, ma possiamo prenderlo in considerazione, non possiamo prenderlo in considerazione, chi è, da dove origina, è piccolissimo, quindi, insomma, praticamente è un po' più di uno scoglietto questo Chirone, no? Cioè, quindi non sembrava avere, diciamo, quell'importanza che ovviamente hanno i pianeti, no? Che hanno comunque una loro capacità di resistenza alla forza di attrazione, quindi mantengono un'orbita stabile, no? Cioè, ecco, questo è già una delle caratteristiche che Chirone non ha. Però una delle cose fondamentali di Chirone è che è stato scoperto nel 1977, quindi è recentissima, diciamo, la sua scoperta, no? Cioè la possibilità di vederlo comunque. È chiaro che è stato visto, diciamo, con gli strumenti che abbiamo oggi, no? Cioè, quindi oggi stiamo scoprendo praticamente un pianeta al giorno, no? Cioè, quindi un corpo celeste al giorno, perché ovviamente abbiamo, diciamo, questo prolungamento dell'occhio oggi è molto efficace, no? Cioè, quindi tra i calcoli delle orbite e quindi le differenze nell'orbita fanno subito pensare che ci sia una forza di attrazione, no? Che in qualche modo interferisca, e poi chiaramente i telescopi che abbiamo oggi, nonché i satelliti che vengono mandati, no? Le varie navicelle che comunque ci hanno permesso di scoprire tantissime cose, soprattutto del nostro universo, no? Però la cosa fondamentale è che la scoperta di Chirone è coincisa con, diciamo, la grande divulgazione della New Age. Allora, la cosa che personalmente mi ha subito colpito quando è stato scoperto Chirone era il fatto che più o meno coincideva comunque anche con la fine di un'era e l'inizio di un'altra era. Perché? Perché l'astrologia ha sempre preso in considerazione comunque tutto quello che, insomma, astronomicamente viene considerato la precessione degli equinozi, no? Cioè, quindi ogni 2200 anni all'incirca, diciamo, il puntamento dell'asse terrestre si sposta,
quindi, e si sposta da una costellazione ad un'altra costellazione, no? E quindi noi più o meno, adesso non è che possiamo essere sicuri, cioè non possiamo dire il 23 marzo del 1950 è passata dalla costellazione dei Pesci alla costellazione dell'Acquario, però diciamo indicativamente si è sempre pensato che più o meno dal 50 al 2000, c'è anche chi dice 2040, insomma, comunque più o meno questi sono i tempi, diciamo, in cui è cambiato il puntamento dell'asse terrestre, no? Cioè, o sta cambiando il puntamento dell'asse terrestre. E questo, ogni volta che è successo questo nella storia, noi abbiamo memoria poi di tre ere, non di più, perché prima di 7.000-8.000 anni noi siamo nella preistoria, quindi non abbiamo documentazione scritta, però delle ultime tre ere noi invece abbiamo, insomma, una discreta documentazione, no? Cioè, e la documentazione, è chiaro, non è una documentazione in cui ci spiegano cos'è che succede quando cambia l'era, però possiamo rintracciarla dal fatto che ad ogni cambiamento di era corrisponde sempre un cambiamento di filosofia e un cambiamento di teologia, quindi cambia completamente il sistema, diciamo, spirituale, e nello stesso tempo poi nascono delle filosofie completamente diverse, no? Cioè, quindi l'ultima era, poi l'era dei Pesci, coincide con il cristianesimo, per esempio, no? Cioè con la caduta di Roma e l'inizio del cristianesimo, che chiaramente ha portato tutta una serie, al di là del cambiamento proprio di religione, perché si è passati dal paganesimo al monoteismo, comunque, e almeno in questa parte di mondo, cioè noi è chiaro che teniamo sempre d'occhio quella che è la filosofia mediterranea, no? O occidentale. E contemporaneamente però sono cambiate anche le filosofie, no? Cioè è stata la filosofia greca che comunque ha, diciamo, aperto proprio un mondo, no? Cioè ha cambiato sostanzialmente. Contemporaneamente però c'è stato anche un grande fatto, diciamo, proprio, se vogliamo, a livello filosofico, perché si è passati comunque dal matriarcato, cioè quindi con diciamo l'inizio del cristianesimo definitivamente è crollato, diciamo, tutto quello che era stata l'era matriarcale, che è perdurata per 100.000 anni, però insomma, e chiaramente era iniziata con la mitologia greca, è iniziata l'era degli eroi, quindi insomma un mondo passato dalle divinità maschili alle divinità dalle divinità femminili alle divinità maschili, e poi si è molto consolidato tutto questo del maschile con la filosofia giudaico-cristiana, che è quella che definitivamente ha messo al bando tutto quello che inizialmente, che prima era matriarcale, no? Quindi, e la filosofia invece della, diciamo, dell'era dei Pesci è quella tipica, no? Cioè che si basa diciamo sui grandi insegnamenti non solo di Cristo ma anche di Buddha, no? Cioè quindi tutto quello che riguarda appunto la comprensione, la compassione, la capacità comunque di pensare anche agli altri, non solo a se stessi, no? Cioè quindi insomma una filosofia che, pur faticando a passare, cioè perché noi ne parliamo da tanti, da 1000-2000 anni, però non è che sia passata pienamente questa filosofia, cioè non è che noi siamo così disposti a mettere sempre, a porgere sempre l'altra guancia e a amare il prossimo, insomma, come amiamo noi stessi, ecco. Non è così facile, però diciamo che insomma si sono comunque impiantate proprio delle pietre miliari, no? Che comunque pian piano hanno cambiato, no? Delle cose nella società. Quindi, siccome c'era un cambiamento di era in previsione, cambiamento di era vuol dire che se noi viviamo in un universo dove riceviamo e scambiamo comunque energia con tutto quello che c'è nel nostro universo, il fatto stesso che il puntamento dell'asse terrestre sia verso un gruppo di stelle completamente diverso da quello precedente, è chiaro che deve portare poi pian piano dei grossi cambiamenti. Ed in effetti, diciamo, dal 1930 in avanti si è cominciato
a pensare ad una nuova filosofia, però come sempre inizialmente questa filosofia appartiene a pochissime persone, no? Cioè, mentre invece negli anni 70 è cominciata proprio la grande divulgazione della New Age. Che cos'ha la New Age di importante, no? Cioè, ha favorito moltissimo intanto la possibilità comunque di capire l'importanza per esempio della psicosomatica, no? Cioè, che prima era sempre stata molto contestata, no? Cioè, quindi è stata contestata sia dalla parte degli psicologi che dalla parte diciamo dei medici, mentre una delle cose importanti della filosofia New Age è proprio il ritorno in un certo senso all'unità, no? Cioè, quindi finalmente si poteva cominciare a parlare del corpo e della mente, della psiche, come di un'unità, non come due parti assolutamente separate di cui una non sa che cosa succede nell'altra, no? Quindi la prima cosa importante era proprio questo, diciamo, questo risuonamento, no? Cioè, quindi è tutto quello che succede nel corpo che guarda caso succede anche a livello psicologico e viceversa. E non è così importante poi capire se è nato prima l'uomo o la gallina, l'importante è capire che insomma noi siamo appunto fatti di un corpo e di una psiche e quindi non è possibile dividere questo, no? E da dove nasceva questa grande divisione? Questa grande divisione nasceva proprio dalle filosofie precedenti, no? Anche da tutto quello che è successo proprio nelle divinità, in tutta la teologia precedente, no? Cioè, quindi ognuno di noi conosce, noi conosciamo meglio di tutte le altre la filosofia greca e tutto quello che riguarda appunto la teologia greca, la cosmogonia praticamente, e noi sappiamo che tutto nasce, diciamo, con questa grande lotta tra le divinità, no? Cioè soprattutto fra le divinità maschili, quindi Urano che è in lotta, diciamo, con i suoi figli e è in lotta soprattutto con, diciamo, nel senso che non li lascia, non permette ai suoi figli di esprimersi e quindi praticamente li ricaccia. Ogni volta che nasce un figlio, Urano è il primo compagno di Gea, la Terra, e ogni volta che nasce un figlio Urano prende questo figlio, cioè lo guarda, lo trova orrendo, brutto e di conseguenza lo ricaccia nelle viscere della terra. Urano è il grande dio dei cieli, no? Cioè, quindi c'è questa, diciamo, questa, questo legame profondo fra la terra e il cielo, con questo Urano che tutte le sere scende a una copula con Gea e chiaramente da qui nascono tutti questi figli che popolano la terra, no? Cioè, però questi figli sono, insomma, particolari, no? Cioè, noi abbiamo i ciclopi, i giganti, i titani, insomma tutte creature mostruose nel senso sia della grandezza che della stranezza, non so, i giganti avevano 100 teste, i ciclopi avevano un occhio solo, insomma ognuno bruttino, diciamo, ecco. E siccome Urano rappresenta un po' il prototipo della perfezione, no? Perché tutto quello che sta nel cielo è sempre stato visto, perlomeno dalla terra, come qualcosa di perfetto, no? Cioè il regno della luce, quindi il posto dove... Quindi, insomma, Urano guarda questi figli e decisamente, diciamo, decide che insomma, non possono solcare la terra, ma devono stare nelle viscere della terra. E Gea ovviamente è sconvolta, diciamo, da tutto questo fatto e quindi prende uno dei figli, a caso ovviamente prende Saturno, che ovviamente era il più predisposto, diciamo, a sacrificarsi, insomma, e dice e chiede di, insomma, di fare quest'opera, no? Cioè, quindi gli mettono in mano un falcetto e lei insieme ad altre divinità, Oceano eccetera, insomma, decidono di mettere fine a questa cosa, per cui gli dicono: quando questa notte tuo padre scende per copulare, tu lo devi evirare. E così Saturno, insomma, fa questa operazione strana, no? Quindi evira, quindi taglia completamente i genitali di Urano, che rimane, in gergo astrologico possiamo dire, deplutonato, non ha più Plutone e neanche Marte, però.
E da questo, diciamo, da questo fatto tremendo, no? Cioè, è chiaro che Urano è leggermente arrabbiato per quello che è successo, no? Cioè, quindi, allora, da questa sua rabbia nascono prima le furie e poi successivamente dai suoi genitali buttati in mare nasce Afrodite. Però che cosa succede in tutto questo frangente? Cioè, se noi facciamo una lettura psicologica invece di questa, di questo mito che sembra una fiaba un po' senza senso, no? Ecco. Allora, chiaramente Urano e Gea sono le due parti che noi abbiamo al nostro interno, no? Cioè, quindi possiamo considerare Urano come il grande dio dei cieli, come la nostra parte spirituale, mentre la Terra è chiaramente il nostro corpo, no? Cioè, noi siamo fatti di sostanza e sulla Terra non si può non avere un corpo, no? Cioè, perché se non avesse un corpo, non avessimo un corpo, nessuno ci vedrebbe, no? Cioè, in effetti anche le divinità successive, per essere viste, hanno avuto bisogno di prendere un corpo, no? Cioè, quindi Cristo ha preso un corpo umano, no? E quindi questo taglio netto che avviene crea questa grande divisione, no? Cioè, tra il mondo spirituale e il mondo terreno. Questa grande divisione che perdura a lungo, no? Cioè, dal punto di vista psicologico, questa grande divisione rappresenta però che cosa? Che cos'è che succede quando Urano viene come si chiama, incastrato? Succede che finalmente la luce c'è su tutta la Terra, no? Ci sono anche altri miti molto interessanti e questo mito comunque è un mito che c'è ovunque, quindi se prendete dalle tribù pelle rossa ai miti sudamericani, ai miti indiani, c'è sempre un mito che rappresenta questo, no? Chiaramente cambiano i personaggi, quindi non è Urano, non è Saturno, ma c'è sempre un mito. Ad esempio c'è un mito bellissimo che è un mito maori, in cui appunto prima di questo taglio, che anche in quel caso avviene, questa divisione, diciamo, del cielo e della terra, prima tutti dovevano camminare raso terra e poi era costantemente ombra, no? Allora, che cosa ci dice questo mito? Che è nata la luce, cioè è nata la coscienza, quindi questi miti non rappresentano la nascita del mondo come solitamente vengono definiti, ma rappresentano la nascita della coscienza. Cioè, quindi vuol dire che in quel momento, in quella fase storica, la coscienza egoica, così come la immaginiamo noi oggi, quella che noi ci riferiamo a noi parlando di io, ecco, quella è la coscienza egoica, la coscienza egoica si è staccata dall'inconscio. Quindi ha cominciato a creare questa frattura, no? Questa frattura che miticamente è rappresentata, diciamo, dalla frattura fra Urano e Saturno. E questa frattura è chiaro che già miticamente in qualche modo c'era la possibilità che venisse risanata, no? Cioè, perché? Perché dopo le furie nasce Afrodite. Quindi Afrodite è, possiamo immaginarla proprio come la divinità della relazione, no? Cioè, quindi Afrodite rappresenta tutte le possibilità di relazione, non solo quella amorosa, no? Cioè, quindi le nostre capacità vere di entrare in relazione con qualsiasi altra cosa, ma soprattutto anche con altre persone, è data proprio da Afrodite, no? Cioè da Venere nel tema natale, insomma, simbolicamente rappresenta questa possibilità di scambio, ma di scambio più profondo di quello, per esempio, che può avvenire esclusivamente a livello intellettuale, che è lo scambio di Mercurio, no? Cioè lo scambio di Venere è uno scambio di valori, uno scambio di condivisione proprio di percorsi, di processi, di progetti, eccetera. Quindi vuol dire che c'era già questa possibilità che queste due parti prima o poi tornassero a dialogare, cioè che dovessero ritrovare, chiaramente ricostruire un ponte affinché, insomma, si potesse ritornare a scambiare delle cose. Anche perché dal punto di vista psicologico la coscienza da sola non può esistere, no? Cioè, quindi è sempre nutrita da qualcosa che sta sotto, no? Cioè che anche se noi non vediamo, e quindi spesso pensiamo che tutto quello che siamo e facciamo sia frutto della nostra coscienza, in realtà, diciamo, il nostro inconscio poi si manifesta, no? Si manifesta, che ne so, nei sogni, si manifesta in tutte quelle cose che non sappiamo bene perché le facciamo, però le abbiamo fatte, insomma, quindi ci dà costantemente prova di sé questo inconscio. Allora, Chirone, ecco, Chirone
che non ha un'orbita sua, che arriva dalla fascia di Kuiper, che è una fascia, diciamo, che sta oltre Plutone. Quindi questo Chirone viene considerato, diciamo, un messaggero, no? Cioè dal punto di vista astronomico è considerato un messaggero, cioè i centauri sono tutti considerati messaggeri, no? Cioè nel senso che partono da qualche posto e poi ciclicamente, diciamo, si spostano e occupano delle orbite. Queste orbite però sono temporanee, anche se poi temporaneamente nell'universo, non so, vorrà dire magari migliaia di anni, però temporanee, nel senso che a differenza dei pianeti che hanno sempre la stessa orbita, i centauri non hanno la stessa orbita. Quindi possiamo immaginare questo corpo celeste che prende tutta una serie di sostanze, di contenuti, di informazioni dal mondo di Plutone, perché comunque arriva da lì, e temporaneamente dove si trova? Tra Saturno e Urano. Quindi l'orbita che occupa adesso è un'orbita che è tra questi due, cioè quindi vuol dire che quando è più vicino al Sole, lui taglia letteralmente l'orbita di Saturno, quindi entra nell'orbita di Saturno, e quando si trova più lontano, quindi considerando che è abbastanza ellittica la sua orbita, quando è più lontano lui sfiora l'orbita di Urano. Quindi questa cosa ha subito interessato tantissimo, diciamo, sia chi si occupa di mitologia, sia gli astronomi, cioè gli astrologi, sia chiaramente gli psicologi, no? Perché comunque quando un simbolo si manifesta è sempre molto interessante capire quali sono le opportunità che questo simbolo comunque possa poi pian piano portare all'umanità, no? Cioè, quindi se ogni volta noi abbiamo potuto comunque portare dentro delle nuove informazioni che hanno sostanzialmente modificato comunque i termini del nostro rapporto tra la coscienza e l'inconscio, è chiaro che anche questo doveva rappresentare, diciamo, qualcosa di importante. Ed in effetti proprio forse il primo pensiero che diciamo è stato formulato è quello che forse quest'era nuova, e quindi tutti quelli che comunque vivono adesso, che chiaramente hanno potuto vedere la scoperta di Chirone, hanno potuto vivere la scoperta di Chirone, sono persone che hanno la possibilità finalmente di risanare la vecchia ferita. Perché? Perché questo taglio comunque non solo ha creato una grande ferita, ma l'ha creata soprattutto al mondo collettivo, no? Cioè, quindi il mondo collettivo è come se per un lunghissimo tempo avesse diviso proprio le due cose, ed in effetti noi abbiamo avuto tutta questa mitologia cristiana che in qualche modo comunque ha diviso il corpo e lo spirito. Ora, questo probabilmente non è qualcosa che rappresenta l'idea cristica, ma è stato comunque poi formulato e passato in questi termini, no? Cioè, quindi, e noi abbiamo avuto quindi questi 2000 e passa anni in cui il corpo è sempre stato in qualche modo degradato rispetto al mondo spirituale, no? Cioè, quindi la maggior parte delle persone, comunque non sono delle persone, la maggior parte, diciamo, di chi deteneva, diciamo, le informazioni dal punto di vista spirituale ha fatto passare pienamente questa informazione, che tutto quello che riguarda il corpo comunque è qualcosa, insomma, di poco nobile, poco pulito, no? Cioè, quindi bisognava necessariamente, soprattutto per cercare di raggiungere una dimensione spirituale, bisognava in qualche modo quasi massacrare il corpo, no? Cioè, quindi abbiamo avuto anche diciamo tutte le stranezze, no? Cioè quelli che violentavano il proprio corpo, no? Cioè si facevano del male, dagli urticati, quelli che si urticavano, a quelli che si passavano queste cose con i chiodi, insomma, ecco. Tutto questo perché? Perché sembrava impossibile poter raggiungere, diciamo, uno stato spirituale attraverso il corpo. E perché questo? Perché il corpo poi, no? Cioè è così drammaticamente sempre rappresentato, no? Cioè, perché il corpo è un po' il grande regno, se vogliamo vedere proprio
l'origine di Chirone, che è Plutone, il corpo è il grande regno di Plutone, no? Cioè quindi è il grande regno dell'istinto. Cioè, in qualche modo noi abbiamo un corpo che ci ricorda comunque la nostra origine animale, no? Cioè, quindi è quando noi non riusciamo in qualche modo a gestire bene, diciamo, il nostro corpo, è chiaro che magari abbiamo anche dei comportamenti un po' animaleschi, no? Cioè, quindi insomma ci lasciamo prendere dalle pulsioni, dagli istinti, dalla rabbia, insomma, e di conseguenza finiamo, diciamo, per non utilizzare quella parte che consideriamo molto più nobile e che abbiamo sempre in qualche modo collegato alla parte spirituale, che è la mente. Ecco, cioè noi abbiamo la scissione grandissima, è sempre avvenuta tra il corpo e la mente, no? Perché la mente ha possibilità infinite, mentre il corpo chiaramente è mortale, il corpo ha un sacco di problemi, e questo è pienamente rappresentato anche nel glifo, per esempio, dei centauri, no? Cioè, chi erano i centauri? I centauri erano personaggi mitici, strani, con il corpo diviso a metà, quindi metà corpo cavallo e l'altra metà invece uomo. È chiaro che l'uomo in qualche modo doveva domare il cavallo, perché altrimenti non aveva nessuna possibilità, diciamo, di andare dove voleva, no? Cioè, se non riusciva quindi a portare, diciamo, questo cavallo dove voleva, l'uomo doveva seguire, diciamo, era preda della sua natura animale, no? Cioè, e i centauri infatti hanno, diciamo, questa natura, sono anche personaggi molto complessi, perché tutto il mondo greco, che odia chiaramente tutto quello che è istintivo, cioè i greci hanno avuto tutti i problemi infiniti loro con tutto quello che rappresentava l'istinto, le emozioni, no? Cioè, quindi tutti questi personaggi strani, animaleschi, tipo Medusa, tipo l'idra, insomma, che sono creaturine strane che vengono trasformate in mostri, quindi hanno sempre questi, Medusa c'ha tutti questi serpenti in testa, l'idra è un personaggio dalle 100 teste che vive nelle paludi, eccetera, no? Cioè, quindi ecco, i greci quando si riferivano, diciamo, alla natura prettamente istintiva ed emotiva, la rappresentavano sempre con un animale strano, no? Cioè, quindi con qualcosa di umano all'interno, ma quasi sempre mostruosa come corpo. E i centauri infatti erano considerati dei personaggi assolutamente selvaggi, no? Cioè che vivevano in Tessaglia, che era anche una zona che i greci consideravano senza legge, e quindi tutte le mattine loro uscivano, non avevano bisogno neanche di mezzi di trasporto perché avevano il cavallo incorporato, uscivano e tutto quello che vedevano generalmente assalivano, quindi erano considerati dei grandi razziatori ed erano anche dei grandi stupratori, però i centauri, no? Cioè, infatti poi diciamo che è molto interessante questo, perché nei temi natali, diciamo, sia nei temi natali di quelli che sono in odore di santità e sia quelli che sono in odore di stupratamento, non so come si chiama, diciamo c'è un Chirone sempre molto forte, no? Cioè, quindi, come dire, che sono un po' le due facce, no? Dipende molto, poi come sempre gli archetipi hanno una natura duplice, quindi sono creature strane gli archetipi, che non distinguono il bene dal male, cioè nel senso che hanno incorporata sia la parte luce che la parte ombra, e sarà la coscienza poi a decidere quale delle due parti utilizzare o in che modo trasformare, diciamo, la parte ombra in qualcosa che poi sia in qualche modo accettabile, diciamo, dalla coscienza, che ovviamente ha sempre in mente degli ideali, dei principi che deve seguire. E diciamo che dei centauri l'unico che veramente modifica sostanzialmente la sua natura è Chirone. Quindi Chirone nasce anche lui, chiaramente è un centauro, ed è figlio, forse anche per questo si porta dietro, diciamo, questo retaggio, è figlio di Saturno e di una ninfa. Però Saturno violenta questa ninfa, quindi praticamente Chirone è il figlio di uno stupro, insomma, no? Cioè, e poi quando questa ninfa partorisce, diciamo, questo figlio, ha questa sorpresina. Saturno era travestito da cavallo, sapete che le divinità poi dopo si potevano trasformarsi, no, in qualunque modo per conquistare quello che volevano, e quindi nasce questo figlio che è metà uomo e metà cavallo, e lei rimane così sconcertata, diciamo, dalla bruttezza anche di questo
di questo bambino, che decide di non occuparsene, anzi chiede a Zeus, per non poterlo vedere, diciamo, di farla trasformare in un figlio. E di conseguenza questo piccolo essere strano comunque rimane da solo, no? Cioè, quindi Chirone è sempre legato alle ferite, e due delle ferite importantissime, voi avrete letto tutti, penso, i libri della Bourbon, due delle ferite importantissime sono proprio la ferita d'abbandono e da rifiuto, no? Cioè, che sono le prime due ferite che chiaramente è costretto a subire Chirone, no? Cioè, quindi lui viene rifiutato non appena viene visto, viene considerato mostruoso, e dopodiché viene abbandonato, no? Cioè, quindi la madre addirittura si trasforma in una pianta per non dover in nessun modo né vedere né occuparsi, diciamo, di questo figlio. Questo strano figlio che però, diciamo, muove tutta la compassione di Zeus. Quindi Zeus vede questo essere che è destinato sicuramente a morire, per cui lo prende e lo porta sull'Olimpo. L'Olimpo è chiaramente un centro di coscienza, no? Cioè, perché nel mondo, nella divisione, diciamo, dei mondi greci, c'è l'Olimpo, che è la coscienza, praticamente, dove c'è regna Zeus, poi c'è il regno degli abissi, che è governato da Nettuno, e c'è il regno dell'Ade, che è governato da Plutone, no? Cioè, quindi da Ade, ecco. E è chiaro, prima, quando Zeus decide di salvare Chirone, questi tre mondi erano ancora tutti uniti e non erano ancora divisi, e quindi c'era ancora Saturno che governava tutti i regni, e quindi lui porta comunque Chirone, diciamo, sull'Olimpo, e Chirone riceve praticamente un'educazione, no? Quindi viene educato, va a scuola, insomma, però mostra subito anche delle grandi caratteristiche sue, che sono del tutto indipendenti poi da tutto quello che ha appreso, no? Quindi Chirone intanto è un sensitivo, no? Cioè, quindi ha questa capacità comunque di avvertire quello che succede, no? Cioè, è un guaritore, quindi conosce a perfezione tutte le erbe, tutte le possibilità, e poi è un grande maestro, no? Cioè, non appena lui cresce e diventa adulto, Zeus gli conferisce proprio questa capacità di grande maestro, e come tale diventa l'istruttore di tutte le divinità, cioè Atena, tutti gli dei di seconda generazione sono stati tutti istruiti da Chirone. Quindi Chirone è importantissimo, diciamo, per Giove soprattutto, no? Cioè, e tra l'altro Giove e Chirone sono due fratelli, perché sono entrambi figli di Saturno, quindi tutti e due hanno questa radice comune. E pertanto, diciamo, Chirone passa moltissimo tempo proprio a crescere, a sviluppare tutte queste sue potenzialità, queste sue doti, no? Cioè, e diventa così importante per Zeus, anche perché sarà lui a dettare tutta la strategia per combattere Saturno, no? Cioè, quando i tre fratelli, Giove, Nettuno e Plutone, vengono liberati, perché prima sono quelli che vengono seppelliti nelle viscere della terra, quindi quando vengono liberati succede che si mettono d'accordo per mettere fine, diciamo, al grande regno di Saturno, no? Cioè, e quindi parte questa guerra che dura 300 anni, penso. E in questa guerra ci sono i tre fratelli più Chirone, tutti schierati contro Saturno, e alla fine vincono. Cioè, quindi questa guerra dura un'eternità, però vincono, e quindi Saturno viene mandato nel Tartaro, quindi un pezzettino della sua vita lo passa, diciamo, in questo mondo particolare, perché è l'ultimo pezzo del mondo di Ade, dove chiaramente lui farà tutte le sue debite considerazioni. Il Tartaro lo possiamo vedere come la psicanalisi moderna, no? Cioè, quindi Saturno non viene ucciso, ma viene mandato in psicanalisi e a meditare, diciamo, su tutte le sue nefandezze, sul fatto di tutto quello che aveva fatto, no? Cioè, in effetti poi lo ritroviamo completamente trasformato, Saturno, no? Ma ecco, tanto è stato l'aiuto che Chirone ha portato a Zeus, che Zeus gli dà come dono l'immortalità. Quindi
succede una cosa molto particolare, perché l'immortalità era legata, ce l'avevano soltanto gli dèi, no? Cioè che ovviamente quindi avevano anche un corpo immortale. Mentre Chirone si trova in una posizione ibrida, cioè da un lato è immortale, quindi non può morire, dall'altra parte però ha un corpo invece come tutti gli umani, no? Cioè quindi ha un corpo, anzi, metà cavallo e metà uomo. Succede però che cioè lui è contentissimo, diciamo, di questo enorme riconoscimento che gli viene dato, e di tanto in tanto però Chirone, pur non manifestando nessuna delle qualità dei centauri, perché tutta questa qualità di violenza, di rabbia, di crudeltà che mostrano tutti i suoi fratelli, in lui non esiste questa parte, no? Cioè lui lo vediamo sempre solo nella parte luminosa, no? Cioè quindi lui è sempre pronto ad aiutare, a guarire, a portare luce comunque. E nonostante questo, lui di tanto in tanto comunque scende a frequentare i fratelli, no? Cioè quindi ogni tanto, e in un'occasione particolare, quando Eracle ha sconfitto l'Idra, allora succede, c'è una grandissima festa in onore di Eracle, che è, possiamo considerarlo forse l'eroe più rappresentativo marziano, no? Cioè nel senso Ercole, quindi quello che combatte, diciamo, le sue, fa queste 12 fatiche in cui deve sempre utilizzare la forza ma in modo diverso, no? Cioè quindi sempre raffinandola di più. Comunque, diciamo, c'è questa grande festa, tutti sono ubriachi, quindi insomma hanno bevuto tutti, ecco, tra l'altro i centauri erano famosi anche per la loro ubriachezza molesta. E in quell'occasione Ercole scaglia le sue frecce di qua e di là, no? Cioè quindi per così, per gioco, però queste frecce sono quelle che sono impregnate del sangue dell'idra, perché lui l'ha uccisa l'idra con le frecce, e quindi insomma una di queste frecce colpisce proprio il piede di Chirone. Qui ci sono diversità nei miti, cioè quindi c'è chi dice la coscia, c'è chi dice il ginocchio, e i miti più accreditati dicono il piede, e secondo me potrebbe essere il piede proprio per la valenza che dal punto di vista psicosomatico ha il piede rispetto al resto della gamba. Comunque Chirone viene ferito, e questa ferita insomma comincia a diventare un vero problema, nel senso che lui è un guaritore, però come tutti i guaritori non può guarire se stesso, e quindi nonostante tutto quello che lui conosce e sa, insomma questa ferita non c'è niente da fare, continua a peggiorare e non guarisce. Dall'altra parte però lui si ritrova con questo dramma, che lui però non può morire perché è un immortale, no? Cioè che poi è proprio anche tipico questa, diciamo, questa mitologia, no? Cioè questa rappresentazione anche del mito del Sagittario, no? Perché infatti il Sagittario ha come rappresentante Chirone, come glifo Chirone, e appartiene alla costellazione del Centauro, e nel Sagittario questo fatto è molto profondo, no? Cioè quindi la ferita vera del Sagittario, che poi è il segno che personalmente ritengo proprio essere in croce, anche se poi diciamo la croce la mettono sempre al Capricorno, ma non è vero, cioè il Capricorno se la porta con dignità la croce, quindi non c'è problema. Diciamo invece il vero problema del Sagittario è questa dicotomia tra la mente e il corpo, no? Cioè quindi che il Sagittario è il primo segno che comincia a contemplare veramente una dimensione straordinaria, cioè che esce quindi dalla dimensione della realtà e comincia a sentirsi parte di questo grande universo, e quindi è anche il primo segno che effettivamente ambisce fortemente alla dimensione spirituale, e però appunto ha questa mente straordinaria con la quale può contemplare qualsiasi cosa, e poi si ritrova con questo corpo che invece non l'accompagna, no? Cioè quindi il corpo invecchia, il corpo comunque ha tutti i suoi problemi, quindi proprio il simbolo vero, il mito vero di Chirone è come se fosse rappresentato, incarnato proprio da questo segno, dove c'è sempre questa grande divisione all'interno, no? Cioè, e quindi questo Chirone, diciamo, si ritrova, trova proprio con questo dramma interiore, no? E capisce una cosa importante, no? Capisce che insomma questo dono che gli è stato fatto non è proprio un dono fantastico, no? Cioè, perché comunque lui è destinato, diciamo, a soffrire per l'eternità, e quindi
capisce che insomma deve chiedere a Zeus di poter morire, per cui chiede udienza e dice a Zeus: io non posso stare così, cioè questa gamba sta andando in putrefazione, no? Cioè, e quindi devo necessariamente morire. E per la prima volta forse, diciamo, Chirone si trova proprio immerso nel dramma della morte, no? Cioè, che poi è anche il dramma, diciamo, di tutti gli umani, no? Cioè che noi non abbiamo possibilità di sopravvivere alla morte, però abbiamo la possibilità se acquisiamo una dimensione spirituale, no? Cioè, quindi ognuno di noi, se entra pieno, diciamo, nella dimensione spirituale, sa che non morirà. Quindi in un certo senso, diciamo, è come se l'accettazione della morte fosse in fondo anche diciamo la grande risposta, no? Cioè, quindi se accettiamo la morte non solo vivremo una vita più piena, ma avremo anche questa possibilità poi dopo di accedere ad una dimensione transpersonale, spirituale, che è quella della nostra anima, no? Cioè, quindi l'anima è quella parte che noi abbiamo all'interno, che chiaramente sopravvive e sopravviverà sempre al nostro corpo e sopravviverà, diciamo, a tutte le vite e a tutti gli io che si andranno pian piano formando, no? Cioè, quindi il nostro corpo morirà, il nostro io morirà, la nostra anima darà vita a qualcos'altro, no? Cioè tornerà quindi ad incarnarsi e tornerà in una nuova dimensione, no? Per una nuova prova, per una nuova esperienza. Ecco, questo è quello che capisce più o meno Chirone, capisce anche forse di aver vissuto solo la parte luminosa, no? e di aver seppellito con buona possibilità la parte che invece appartiene ai suoi fratelli, che quindi anche lui ha dentro, no? Cioè, e guarda caso, cioè lui che non ha mai usato la violenza, che non ha mai usato l'aggressività, che non ha mai usato, viene colpito proprio da una freccia, che è un simbolo marziano per eccellenza, da un eroe tipicamente marziano, no? E si crea questa ferita, no? Cioè, quindi la ferita è sempre, diciamo, anche dal punto di vista psicologico, è sempre molto interessante, no? Cioè, perché intanto la ferita non è solo quello che noi possiamo considerare negativo, no? Cioè, perché certo, quando noi abbiamo una ferita, intanto abbiamo quasi sempre un sanguinamento, no? Cioè, quindi un'uscita, diciamo, dalla nostra linfa vitale, no? Però la ferita è anche un passaggio, è anche un'apertura, no? Cioè, quindi attraverso la ferita possono anche entrare delle cose, no? Cioè, entrare delle nuove informazioni, no? Cioè, noi magari non la vediamo così, cioè, perché noi quando abbiamo una ferita pensiamo subito agli eventuali batteri, virus che possono entrare, ma sappiamo invece che i virus sono anche delle cose che ci forniscono possibilità di grande trasformazione, no? Cioè, quindi noi siamo le persone che sono sopravvissute, diciamo, ai grandi virus, alle grandi epidemie, hanno comunque incorporato qualcosa che gli altri non hanno potuto incorporare, no? Cioè, quindi, come dire, che insomma tutto quello che noi incontriamo non ha solo una valenza negativa, spesso c'è anche poi una valenza, diciamo, di integrazione di qualcosa che magari ci aiuta ad essere diversi da prima. E questo, diciamo, è anche quello che probabilmente pensa Chirone, no? Cioè che forse questa parte violenta che lui ha rimosso in qualche modo è stato proprio quello che lui poi ha attirato da fuori, no? Cioè noi psicologicamente quello che non riusciamo a vivere in prima persona chiaramente viene proiettato, no? Cioè, e come tale, diciamo, noi lo troveremo nella nostra vita, lo troveremo attraverso persone che la agiranno per noi, no? Cioè, quindi se noi pensiamo di essere solo buoni, spesso incontriamo, diciamo, tutta la stronzaggine la incontriamo fuori, no? Cioè, quindi, e poi, ecco, magari facciamo anche fatica a riconoscerla, però a un certo punto bisognerà che facciamo i conti comunque con questa parte, no? Perché giustamente non è così facile dire che se incontriamo sempre persone negative, insomma, qualcosa ci deve essere, no? Cioè, perché o abbiamo appunto una calamita particolare nell'attrarre solo quelli, oppure dobbiamo cominciare a pensare che quella roba lì, insomma, in qualche modo ci appartiene anche, no? Cioè, e che quindi dobbiamo farci i conti. Comunque, ecco, Chirone si muove, va da Zeus, chiede di poter morire, quindi insomma rivede un po' tutte le sue situazioni, capisce molte cose, ma Zeus gli dice no. Cioè, non puoi morire a meno che tu non trovi qualcuno a cui passare il tuo dono. E
allora lui si mette alla ricerca, no? Cioè, ma come si mette alla ricerca? Scopre che nessuno è molto interessato al suo dono, anzi, cioè proprio nessuno, praticamente. E quindi lui pensa che sarà condannato per la vita, diciamo, in questa situazione, no? Cioè, quindi non potrà morire, ma dovrà soffrire proprio per questa ferita che comunque continua ad esserci. Se non che incontra Prometeo. Prometeo è un altro personaggio mitico, un po' diverso, cioè tutti e due comunque hanno avuto uno una condanna all'eternità e l'altro un dono per l'eternità, no? Cioè da Zeus, entrambi. Prometeo è un personaggio particolare che aveva chiesto a Zeus di poter portare il fuoco agli umani. Il fuoco, siamo sempre al discorso della coscienza, eh? Tutto quello che è luce, fuoco. Quindi Prometeo, che era insomma un essere probabilmente molto empatico e forse anche insomma che aveva capito, no? Aveva visto questa dimensione così un po' di abbruttimento degli esseri umani e aveva pensato che insomma potevano avvalersi della coscienza, no? Cioè, e Zeus invece gli disse di no, anzi gli proibì proprio di portare il fuoco, no? Cioè, quindi anche lui aveva le sue ragioni, nel senso che Zeus motivò anche questa, diciamo, questo passaggio dicendo che la coscienza è qualcosa che ognuno deve conquistare, cioè quindi non esiste la coscienza gratis, no? Cioè oggi a distanza di 4.500-5.000 anni da Zeus possiamo anche essere convinti di questi, no? Cioè che ognuno la propria coscienza se la forma, se la costruisce sicuramente anche sulla base di molti errori, di molta sofferenza, cioè diciamo che allargare la propria coscienza non è così facile, no? Cioè ci viene sempre proposto come qualcosa che capita, sì, capita, perché è vero che i salti di coscienza spesso sembrano arrivare in modo imprevisto, quindi come se fossero dei flash, però i salti di coscienza sono sempre, diciamo, avvengono sempre dopo qualche fatto, diciamo, abbastanza traumatico, no? Cioè che quindi ci costringe comunque a lavorare, a domandarsi il perché, ci costringe a rimetterci in gioco, eccetera, quindi tutt'altro che facile. Comunque Zeus aveva dato questa sua proibizione, Prometeo decide di fregarsene altamente della proibizione di Zeus e quindi prende questo fuoco e lo porta agli umani. Se non che Zeus, diciamo, si vendica in maniera notevole, quindi prende Prometeo, lo incatena ad una roccia del Caucaso e ogni notte c'è ogni giorno, scusate, c'è un avvoltoio che mangia il fegato di Prometeo, che di notte gli ricresce per essere nuovamente mangiato il giorno dopo. E qua ci sono tanti simboli, no? Perché il fegato comunque è un, diciamo, un organo molto interessante dal punto di vista mitico, no? Cioè, perché il fegato ai tempi di Zeus era considerato la sede della mente, no? Cioè, quindi la sede della coscienza, eccetera, no? E era anche considerato, ancora oggi, cioè, quindi è considerato l'organo della fede e del coraggio, no? Cioè, quindi quando noi ci ammaliamo di fegato probabilmente non abbiamo avuto il coraggio, no? Cioè di fare qualcosa di importante per noi, no? Cioè, quindi il coraggio è proprio qualcosa che però nasce dalla fede, non dalla fede intesa come la religione, ma nasce dalla nostra fiducia, no? Cioè la fiducia nelle proprie capacità e nelle proprie risorse è quella che ci dà il coraggio, no? Il coraggio anche di affrontare delle situazioni che, dalle quali dobbiamo uscire, ci dobbiamo liberare, per non rimanere, diciamo, impantanati in qualcosa che finisce per procurarci solo rabbia, no? Cioè il fegato, tra l'altro, è anche l'organo che smaltisce la rabbia, che è l'unico organo che è in grado di smaltire la rabbia, ma ne può smaltire insomma un po', non può smaltire tonnellate di rabbia, no? Cioè, quindi se pensate che i medici dicono che una sana incazzatura ci vuole una settimana perché il fegato la smaltisca, quindi pensate a persone che sono arrabbiate tutta la vita, no? Cioè che quindi hanno sempre, insomma, che pensano sempre che sia colpa di qualcuno, che ci sia qualcuno che in qualche modo non, ecco, non prevede. Comunque, diciamo che Prometeo, che sta in questa situazione drammatica,
lo guarda a, come sempre, no? Cioè lui prova compassione, diciamo, per il dolore degli altri, e gli dice: dalla me sto dono, tanto dice per me, insomma, anche se anche sono immortale va bene lo stesso, no? Cioè, quindi almeno ti libero e tu potrai morire. E questo gesto però, diciamo, fa sì che Zeus, insomma, anche lui forse è mosso a compassione, no? Per cui decide di liberarli entrambi. Quindi mette fine sia alla sofferenza di Prometeo che alla sofferenza di Chirone, no? Cioè, quindi tutti e due finalmente possono morire tranquilli, ecco. Allora, che cosa possiamo vedere in questo Chirone, no? Cioè, allora, qui mi riferisco un attimo anche al punto di vista astrologico. Allora, il punto in cui noi abbiamo Chirone corrisponde sempre ad una nostra ferita. Allora, ad una ferita profonda però, no? Cioè, quindi, che è spesso una ferita di non riconoscimento, no? Cioè, spesso qualcosa che ci ha fatto soffrire molto, no? Cioè, e qualcosa che ci obbliga comunque ad un certo punto anche a dover intervenire. Tra l'altro, proprio Jung ha detto che è solo le ferite più grandi per noi possono aprire veramente la porta, no? Cioè, diciamo che lui sosteneva che dove noi siamo stati feriti, se noi riusciamo a cauterizzare questa ferita, noi lì saremo dei grandi guaritori. Cioè, che cosa vuol dire? Allora, intanto vuol dire che le ferite non è vero che ci rendono deboli, cioè le ferite magari ci rendono deboli nell'epoca infantile, no? Cioè, certo, quando siamo bambini è ovvio che le ferite d'abbandono, di non riconoscimento, di umiliazione, insomma tutte queste grandi ferite che effettivamente ledono fortemente, no? La nostra personalità, il nostro io, no? Cioè non ci permettono quindi di crescere normalmente come dovremmo crescere, no? Cioè, quindi noi, ecco, queste grandi ferite invalidano in qualche modo la personalità, no? Cioè ci fanno sentire inadeguati, ci fanno sentire mancanti. Ecco, io personalmente penso, insomma, ho avuto anche esperienza proprio nella mia professione di vedere quante persone con delle potenzialità incredibili in realtà si sentono completamente inadeguate, no? Cioè, e si comportano un po' come la favola dell'anatra e del cigno, no? Cioè, insomma, che se uno diciamo è convinto di essere una cosa, non riesce neanche a vedere quanto invece quante possibilità ha, no? Cioè, infatti lui si comporta da, diciamo, come un'anatra e non riesce a vedere che invece gli sta venendo questo collo lungo, no? Cioè, sta diventando bellissimo, no? Cioè, e quindi, insomma, un'altra cosa rispetto all'essere, al suo modo di essere precedente, no? Ecco, e anche per noi è così, cioè, quindi laddove siamo stati feriti profondamente, spesso è come se zoppicassimo a lungo nella nostra vita, no? Cioè, quindi lì abbiamo veramente la sensazione di non esistere, di essere inadeguati, cioè di non avere possibilità. Però se noi riusciamo invece a lavorare, siccome poi la vita ci porta sempre, no? Cioè sia attraverso le esperienze che facciamo, sia attraverso i transiti che scandiscono chiaramente, diciamo, tutti i processi e i cicli della nostra vita, quindi non è pensabile che la vita non cambi, no? Cioè che non ci siano, diciamo, delle grandi possibilità, sia attraverso le persone che incontriamo, no? Cioè ogni volta che noi abbiamo un transito importante dovremmo sempre guardarci attorno, perché sia per l'esperienza che facciamo, sia per le persone che incontriamo, noi abbiamo sempre una grande opportunità, no? Cioè di conoscere qualcosa di nuovo, di trovare delle persone che ci danno degli spunti, degli stimoli, no? Cioè in fondo poi è questo, no? Cioè quando noi andiamo, che ne so, dal medico o dallo psicologo, in fondo che cos'è che cerchiamo? Siamo convinti oggi, no? Cioè siamo sicurissimi, ce lo dice anche la New Age, che non c'è nessuno che possa guarire un'altra persona. Però tutti noi possiamo avvalerci invece di una persona che ci guida per cercare di trovare il nostro guaritore interno.
Ecco, quindi Chiron nel tema natale non è il nostro guaritore, no? Cioè, quindi contrariamente a quello che solitamente l'astrologia dice, no? Cioè Chiron è il grande guaritore. No, secondo me Chiron è il tramite per il guaritore. Cioè, in effetti, diciamo, i chironiani sono, che ne so, i medici, chiunque però si interessa di relazione di aiuto, perché noi spesso guardiamo al medico o allo psicologo, ma non ci dimentichiamo di quanto sono importanti poi in realtà tantissime altre persone che abbiamo incontrato, no? Cioè, quindi una persona che ci guarda con un occhio particolare, una persona che ci stimola e che ci dice ma guarda che non è così come pensi tu, no? Cioè c'hai un sacco di possibilità. Cioè, noi incontriamo costantemente persone che in qualche modo ci danno degli spunti, no? Cioè, ecco, quindi io penso che l'importante è proprio questo, no? Cioè, quindi che noi incontriamo qualcuno che ci permette di aprire quella porta. Il glifo di Chirone è una chiave. Quindi è proprio una chiave, una vecchia chiave, sapete quelle che aprivano le cantine del 1933, che avevano queste chiavi lunghe così. Ecco, il mito di Chirone è una chiave, cioè il simbolo di Chirone è una chiave. Ora, anche questo non è uscito a caso, no? Cioè, quindi diciamo che Chirone è un po', ecco, la chiave che noi possiamo incontrare in certi momenti della vita, e magari la incontriamo con più facilità quando stiamo male, no? Perché quando stiamo male siamo disposti ad aprirci, parliamo, no? Cioè abbiamo bisogno comunque molte volte di trovare qualcuno che quantomeno, insomma, ci offra la sua spalla, no? Cioè per poter tirare fuori tutto quello che abbiamo dentro. E quello è un momento importantissimo, perché possiamo incontrare una persona che anche semplicemente con due parole ci può aprire questa porta, no? Cioè la porta è la porta verso il nostro guaritore interno. Ora, astrologicamente il nostro guaritore interno è Nettuno, cioè quindi Nettuno è il pianeta che ci vuole portare non solo alla dimensione spirituale, no? Ma ci vuole riportare all'unità. Quindi se noi parliamo dal punto di vista psicologico, Nettuno è l'inconscio collettivo e noi dobbiamo ritornare lì, a quel grande mondo da cui siamo usciti, e siamo usciti però mantenendo costantemente non solo il senso di separazione fortissimo, perché la nascita per noi è il primo grande trauma, non per la nascita in sé, ma per il taglio, cioè per i due tagli grandissimi che siamo obbligati ad operare, no? Quando nasciamo tagliamo il cordone con la mamma, no? Cioè, quindi quel essere parte di qualcosa che abbiamo vissuto per 9 mesi in quel momento finisce, però tagliamo anche con un altro grande qualcosa, cioè usciamo anche da una dimensione universale, no? Cioè, ed entriamo in una dimensione assolutamente piccola, la nostra dimensione, no? Cioè di vita normale. Quindi la nascita in un certo senso è un trauma proprio perché chiude con la totalità, no? Cioè nel momento in cui nasciamo noi siamo da soli e sperimentiamo immediatamente questo grande senso di solitudine, no? Cioè da quel momento noi dobbiamo fare da soli. Prima faremo da soli dal punto di vista fisico, cioè la nascita ci dice, cioè se tu sei vitale da quel momento in poi devi fare tutto da te, niente è più mediato da tua madre, no? Cioè prima dalla circolazione sanguigna, tutte le operazioni, no? Cioè tutti gli organi funzionavano attraverso, diciamo, questa grande mediazione del cordone ombelicale. Nel momento in cui il cordone viene tagliato noi dobbiamo essere in grado di respirare, di mangiare, di digerire, di defecare, cioè tutto dobbiamo essere in grado di fare, perché altrimenti bisogna intervenire con qualcosa di esterno. Per cui ecco che la nascita ci dice: dal punto di vista fisico sei solo, cioè da questo momento il tuo corpo deve far tutto da sé. Un po' più avanti, ci vuole un po' di tempo, però dovremo fare un altro grande taglio, no? Cioè che sarà il taglio psicologico, no? Cioè perché per un periodo siamo ancora incorporati, diciamo, come se l'inconscio materno e l'inconscio del bambino restano fusi per un periodo, ma
ad un certo punto della nostra storia anche lì avviene un grande taglio, no? Cioè, quindi, e questo taglio rappresenta la nascita della coscienza. Quindi la nascita della nostra coscienza, che vuol dire che da quel momento in poi, insomma, c'è un piccolo io che comincia a formarsi, no? Cioè, quando abbiamo dei figli, la nascita dell'io si vede subito, perché quando comincia a formarsi l'io, i bambini hanno due grandi, cioè lo mostrano in due grandi modi. Uno è il movimento, cioè quindi cominciano a muoversi, e nel momento in cui nasce l'io si muovono soprattutto gattonando, no? Cioè, quindi la prima forma è quella, diciamo, della gattonare, che vuol dire che comunque c'è già un discreto coordinamento tra il sistema nervoso e il sistema scheletrico e il sistema muscolare, non ancora totale, perché quello ci sarà intorno all'anno, quindi quando il bambino si alzerà in piedi. Quando si alzerà in piedi, lui sarà in grado, chiaro, di essere il vero protagonista della sua vita, no? Cioè, quindi quando un bambino cammina per la prima volta e si alza in piedi, ci ricorda che cosa è successo all'uomo quando si è alzato in piedi, no? Cioè, in quel momento lui ha cominciato a sentirsi padrone del mondo. Perché? Perché guardare il mondo da in piedi è molto diverso. Io so che molti di voi seguono il corso di Antonino Emanuele. Ecco, Antonino Emanuele fa fare quel bellissimo esercizio di camminare, diciamo, a quattro gambe. Non per strada, perché sennò vi portano al repartino, quindi è meglio, è meglio che lo facciate in un posto, diciamo, protetto. Però fare quell'esercizio è estremamente interessante, perché vi permette proprio di capire la grande differenza tra la visione, diciamo, del quadrupede e la visione del bipede. Quindi, ecco, questa modalità, no? Cioè questi tagli, allora, ecco, se noi, siccome il Chirone poi rappresenta le ferite, ma anche le prime ferite che noi siamo costretti a vivere sono proprio queste. La prima ferita è la nascita, è una ferita grandissima, no? Cioè, che ci portiamo dietro. Quante volte noi sogniamo, anche se poi tendiamo a dimenticarci, però quante volte noi sogniamo la nascita, soprattutto nei primi anni, no? E sogniamo sempre questa espulsione con grande paura, grande timore, no? Cioè ci sembra di vagare nuotando nell'universo e che prima o poi qualcuno ci scaraventa fuori. E per esempio le persone che hanno grandi problemi psichiatrici continuano a fare questi sogni per una vita, no? Cioè, quindi, e sentono chiaramente che quando vengono espulsi loro si spezzano, no? Cioè, quindi vanno in mille pezzi ed è come se cercassero poi di andare a cercare tutti questi piccoli frammenti, no? Cioè, quindi quello è la loro personalità che è frammentata, no? Che cercano in qualche modo di comprendere, di mettere insieme. E noi dobbiamo fare la stessa cosa. La seconda grande ferita è la nascita psicologica, no? Cioè con la nascita psicologica noi chiudiamo veramente con la simbiosi materna, no? Cioè quindi abbiamo la sensazione che da quel momento, insomma, siamo noi, ed in effetti poco tempo dopo cominciamo a dire io, ma anche continuiamo a dire io toccandoci anche quando siamo già settantenni. Quando diciamo io ci tocchiamo, come dire, quanto è importante questo corpo comunque per noi, no? Per il nostro riconoscimento, eccetera, no? Cioè provate a immaginare, lo dico sempre, provate a immaginare se un mattino vi svegliate e nello specchio vedete un altro. Cioè, non ci siete voi, ma c'è una faccia diversa. Cioè, avreste uno shock terribile, no? Cioè, quelli che hanno perso, per esempio, i grandi ustionati, che quindi perdono le loro fattezze, e anche se fanno plastiche, ci impiegano degli anni a ricostruire la loro identità, il loro senso di identità, perché comunque il senso di identità è profondamente radicato anche nel corpo. Per noi è difficile sentire l'identità solo nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di amare, ecco, anche quella è identità, eh? Cioè tutte le nostre parti sono comunque accomunate dal senso di identità, ma per noi l'identità fisica è importante. Quindi diciamo che, insomma, questo Chirone, ecco, l'importanza di questo Chirone. Allora, da un lato c'è una grande importanza dal punto di vista collettivo, proprio perché il Chirone collettivo scoperto nel 1977 ci dà la possibilità di
nell'arco di quelli che saranno i 2400 anni dell'era dell'acquario, finalmente di risanare la grande ferita, no? Cioè, quindi questa è una ferita che tutti noi necessariamente abbiamo vissuto e viviamo. Perché? Perché nasciamo e perché ad un certo punto si crea la nostra coscienza che per un lungo periodo si sente completamente sola. Cioè, quindi noi passiamo tanti anni prima che la nostra coscienza capisca di derivare da una matrice molto più profonda, no? Cioè, è anche molto più grande. Cioè, quando noi diciamo cioè che il senso spirituale è la sensazione di appartenere, diciamo, a qualcosa di molto più grande di noi, che cos'è? Possiamo chiamarlo anima, possiamo chiamarlo sé, come lo chiamava Jung. Comunque è sempre la parte da cui la coscienza ha preso vita, perché la coscienza non nasce con noi, cioè nasce 7-8 mesi dopo la nostra nascita fisica. Quindi quello è il momento in cui si crea necessariamente una frattura che è assolutamente necessaria, perché la coscienza deve dividere per vedere, no? Cioè, quindi divide tutto, io, altri, sopra, sotto, buono, cattivo, ombra, luce. Cioè la coscienza deve dividere. Quando divide può finalmente identificarsi e poi successivamente disidentificarsi e quindi incorporare quello con cui prima era identificato. Ecco, questi sono passaggi che noi facciamo per tutta la vita, però sono anche passaggi che spesso appunto ci ricordano le grandi ferite iniziali, no? Cioè, quindi ecco, le grandi ferite iniziali sono quelle di quando nessuno ci ha aiutato a creare questa coscienza, no? Cioè, anzi, magari abbiamo sofferto molto, no? Cioè, perché non siamo stati riconosciuti. Che cos'è che non viene riconosciuto spesso? Non viene riconosciuta la nostra unicità. Cioè, ognuno di noi nasce ed è unico ed è sicuramente totale, perché quando un bambino nasce ha tutto il potenziale, no? Cioè ha tutto il potenziale suo e tutto il potenziale della sua specie, della sua stirpe, dei suoi genitori. Quindi ogni bambino che nasce è sempre qualcosa in più di chi c'era prima. Il problema è che però non sempre l'ambiente è disposto a riconoscere questo qualcosa in più, no? Cioè, e quindi molte volte, insomma, i genitori nel cercare di far quadrare tutto spesso non riescono a far quadrare la cosa più importante, no? Cioè, che è quella di riconoscere e risvegliare. Noi utilizziamo tutti questi termini che significano appunto che noi prima eravamo già svegli, cioè avevamo già la capacità di conoscere tutto, eppure ad un certo punto dobbiamo imparare a riconoscere, no? Cioè, che vuol dire conoscere di nuovo, svegliare di nuovo, no? Cioè, e il punto appunto dove noi abbiamo il nostro chiro, ecco, lo possiamo vedere subito, cioè basta pensare al segno in cui è, alla casa in cui è, per capire cos'è che ci portiamo dietro come grande ferita, no? Cioè, ecco, ricordandoci che su quella ferita noi abbiamo sicuramente non solo il diritto di affrontarla, ma anche il dovere di affrontarla. Perché? Perché dietro ad ogni ferita si possono nascondere sempre scorie grandissime, perché ogni volta che noi siamo feriti comunque accumuliamo rabbia, accumuliamo risentimento, accumuliamo tutto quel mondo che sta oltre Plutone, che è ben rappresentato dall'origine, diciamo, di Chirone. Ecco, il mondo di Plutone noi sappiamo che è un mondo fatto di ricchezza, però spesso queste ricchezze non sono così facili da scoprire, perché dietro ad ogni ferita c'è sempre rabbia, risentimento, cioè si sono accumulate scorie. Ecco, queste scorie sono quelle che anche per noi sono considerate brutte, noi stessi li consideriamo brutte, no? Cioè, quindi consideriamo tutte cose negative, no? Cioè qualità, non qualità, ma difetti, cose che non vanno bene, così come non erano andate bene a qualcun altro. Allora, se noi però siamo in grado invece di lavorare proprio su quella ferita, ecco, da quella ferita effettivamente può nascere qualcosa di magico. Primo, perché la ferita verrà rimarginata, e quindi quando la ferita è rimarginata, anche quella fisica, allora ha due potenzialità. La prima è quella di ricordarcela,
ma la seconda è anche quella di farci vedere che non fa più dolore, che non ha più dolore, no? Cioè nel momento in cui noi abbiamo superato una ferita, noi non sentiamo più il dolore, no? Cioè, quindi che cosa ci ricorda? Che siamo forti, che siamo molto più forti di quello che pensiamo. Perché? Perché se non ci fosse stata quella ferita, probabilmente non avremmo capito quanta forza, quante capacità abbiamo messo, no? Cioè capacità che spesso poi non ci riconosciamo. Quante volte io vedo che le persone si adagiano sulle loro ferite, ma non si rendono conto che sono sopravvissute e che quindi sono molto più forti di prima e molto più forti di quanto credono. Basta imparare a comprenderlo questo, perché se noi continuiamo invece a crogiolarsi nella ferita è come se ci crogiolassimo nella debolezza, ma è come se noi dessimo costantemente un'arma a chi già per tanto tempo l'ha usata, no? Cioè, e ci ha fatto tutte queste ferite. Quindi il compito, diciamo, di uscire è l'accettazione di qualcosa, esattamente come Chirone deve accettare di morire, cioè deve accettare anche la sua natura complessa, la sua natura mortale, che è una natura che è fatta soprattutto di imperfezione. Ecco, questo è un punto importantissimo che ci ricorda Chirone, che noi dobbiamo imparare ad avere compassione e ad accettare la nostra imperfezione, perché noi non siamo perfetti, ma siamo costantemente perfettibili. Ma se non accettiamo l'imperfezione, non avremmo mai la perfezione, non potremmo neanche pensare di sfiorarla questa perfezione. E quindi anche la sua posizione geografica, cioè astronomica, è molto interessante, perché è come se passando, sfiorando il mondo di Urano ed entrando nel mondo di Saturno, lui fosse l'archetipo che può portare nel mondo della coscienza qualcosa che prima stava fuori dalla coscienza, no? Cioè quindi qualcosa che appartiene appunto a questo mondo di Urano, Nettuno e Plutone, no? Cioè che quindi non è un caso che dal momento in cui è stato scoperto Chirone, per esempio, sono iniziate tutte le, cioè anche in modo rocambolesco molte volte e anche un po' demenziale, diciamo, ma questo non è non è legato alla New Age o a Chirone, però è cominciato, le persone hanno cominciato a pensare di potersi autoguarire. Quindi hanno smesso di pensare che è lo psicologo che mi guarisce, che è il medico che mi guarisce. Certo, io posso incontrare un medico, diciamo, più sensibile di altri, no? Posso incontrare uno psicologo che in qualche modo entra più facilmente in sintonia con me e quindi mi dà degli strumenti in più, ma sempre per trovare le mie potenzialità e le mie capacità di guarigione. Cioè queste non le posso, cioè non c'è nessuno che possa guarire un'altra persona, no? Cioè intanto per guarire bisogna volerlo, cioè quindi bisogna che ci sia una motivazione forte, no? Cioè le persone che guariscono anche da grandi malattie vuol dire che hanno trovato una nuova strada, hanno liberato qualcosa, si è aperta una porta. Noi magari lo consideriamo anche un miracolo, ma non è vero, cioè non è che il miracolo l'ha fatto la Madonna, o il miracolo l'abbiamo fatto noi credendo di avere quelle possibilità. E in questo Chirone in un certo senso è sempre legato a Zeus, perché in fondo quali sono le qualità che ci permette di utilizzare Giove nel nostro tema natale? Capacità di credere, ma non credere in una divinità eccetera. La cosa importante per Giove è credere in se stessi, cioè, ma per credere in se stessi bisogna avere la percezione delle risorse che abbiamo. Infatti Giove in Toro in casa seconda rappresenta proprio le nostre risorse. Allora se noi abbiamo la sensazione di avere delle risorse, avremo che cosa? Avremo anche un grande potere personale, perché se abbiamo risorse possiamo decidere della nostra vita. Il potere personale è proprio quella cosa che ci permette di in qualunque momento di mantenere salda la nostra integrità, no? Cioè di dire sì quando vogliamo dire no e di dire no quando vogliamo dire no. Cioè ho detto esattamente il contrario, ma questo fa parte, cioè il mio Nettuno va per conto suo, eh? Dice delle cose incredibili a volte.
Ecco, dicevo, quindi la capacità vera di essere noi stessi, non accettando i compromessi che ci tolgono dignità, che ci tolgono possibilità, eccetera, è proprio data dal credere nelle nostre risorse. E quindi, siccome Chirone è stato il grande aiutante di Zeus in tutta la sua vita, quindi è sempre stato al fianco di Zeus in tutte le sue, diciamo, in tutte le sue, i suoi movimenti, ecco, dobbiamo anche noi pensare che insomma questo Chirone ci può aiutare, no? Cioè che è un fedelissimo in qualche modo di Zeus, di Giove, e Giove nel nostro tema natale è comunque sempre l'anticamera di Nettuno, cioè quindi Giove condivide due segni, due domicili con Nettuno, domicilio Sagittario e domicilio Pesci. Nel domicilio Sagittario prevale Giove, quindi vuol dire che prevale, che ne so, la percezione di questa fiducia interiore, no? Cioè di avere molte possibilità, cioè la grande, ecco, la grande fortuna, come veniva definita una volta, l'astrologia definiva Giove come la grande fortuna, ma in realtà la grande fortuna sta nell'ottimismo che ha Giove, no? Cioè quando noi siamo toccati da Giove abbiamo la sensazione che il mondo sia dalla nostra parte, no? Cioè abbiamo la sensazione che qualunque cosa succede, perché poi non è che ai gioviali non succede mai niente, cioè passano le stesse cose che passano tutti gli altri, però la sensazione è quella che quella roba lì sia servita, cioè che quindi anche la sofferenza abbia un suo senso. Perché? Perché magari tante cose senza quel passaggio non le avremmo capite e non avremmo avuto, diciamo, le possibilità che invece, ecco, Giove è legato proprio alle possibilità che noi abbiamo, no? Cioè quindi, e quando noi sentiamo di avere delle possibilità vuol dire che quasi tutte le strade per noi si aprono, ma questo dipenderà da quanto noi crediamo in queste possibilità, no? Cioè, e da quanto noi abbiamo fiducia, per esempio, in quello che arriva dal nostro interno, no? Cioè Giove è legato all'intuizione, per esempio, no? Cioè il nostro occhio interno, il terzo occhio, insomma, quello che ci dice guarda dentro prima di guardare tanto fuori, no? Cerca di impossessarti di quello che c'è dentro invece che cercare di avere possesso su quello che c'è fuori, perché quello che c'è dentro è sempre qualcosa che ti arricchisce in qualunque momento. Certo, magari lo devi comprendere. La ferita. La ferita è il punto di guarigione, però. Certo. No, allora. Personalmente, io non ritengo che nel tema natale sia scritta la possibilità o la non possibilità di superare un ostacolo. Cioè il tema natale ci dice questi sono gli ingredienti che tu hai, e il tema natale mostra tutte le potenzialità che noi abbiamo e anche le difficoltà. Però la possibilità di, diciamo, la possibilità di affrontare una situazione, una ferita, dipende dal nostro libero arbitrio. Cioè, a mio avviso, il libero arbitrio sta lì. Cioè, che noi possiamo voler affrontare quello che c'è o possiamo chiudere la porta e dire non mi interessa. Ecco. E quindi rimanere, anzi, da quel momento quasi sempre fare una regressione, perché comunque noi abbiamo diverse chance, come dico sempre, un tempo gli dei dicevano che l'eroe aveva una sola possibilità, no? Cioè di mettersi in cammino per scoprire il suo destino, unico e speciale. Noi ne abbiamo tante, però prima o poi una bisogna coglierla, ecco, perché se non la cogliamo mai dopo diventa difficile. Mentre gli aspetti con i pianeti ci dicono chi ha contribuito maggiormente a quella ferita, no? Da dove arriva, no? Cioè se abbiamo, che ne so, Chirone Luna, sarà sicuramente una ferita che ci arriva dal femminile della nostra famiglia, no? Cioè in genere. Sì, in genere sì. Comunque è da lì. Magari poi, ecco, il trigono è più facile. Io ritengo che
la facilità o la difficoltà non sta cioè nell'aspetto, sta semplicemente nell'integrazione, cioè gli aspetti cosiddetti armonici danno una maggior facilità di integrazione, gli aspetti di quadratura e di opposizione danno maggiore difficoltà anche nella comprensione molte volte, perché c'è anche un conflitto energetico, oltre al conflitto diciamo di significato c'è anche un conflitto energetico. Però a mio avviso la facilità o meno invece dei due pianeti di poter in qualche modo avviare un dialogo è data dalla loro affinità o dalla loro difficoltà, cioè che ne so, se noi mettiamo Luna e Nettuno in qualche modo hanno tante affinità, quindi anche nella loro scissione, cioè quindi anche se sono quadrati opposti, c'è sempre una natura simile, sono due pianeti d'acqua, quindi comunque tutti e due utilizzano la ricettività, tutti e due utilizzano l'empatia, eccetera, cioè quindi diciamo che possono comunque avere sempre uno scambio migliore che non Luna Marte in trigono, per esempio, no? Che sono due pianeti molto diversi che vogliono anche due cose diversissime, no? Cioè perché uno vuole unire e fondere, l'altro vuole separare e tagliare, quindi anche in un aspetto, con un aspetto armonico, a mio avviso ci vuole sempre tanto tempo per riuscire a farli lavorare insieme, no? Cioè perché l'aspetto poi in fondo che cosa ci dice? Che quei due pianeti devono lavorare insieme e devono imparare a farlo, no? Cioè, e questo non sempre è facile quando la natura dei due pianeti è molto diversa. Certo. Ma X è un principio femminile sicuramente, Y lei lo definisce neutro, non un principio maschile, eh? Cioè perché infatti Y sta sempre, diciamo, sta in Vergine, sta in Gemelli e in Leone, ecco. Diciamo che per Y secondo me non si sa nulla, X invece lo stiamo studiando questi due pianeti che sono stati scoperti, no? Che sono Eris e Setna. Uno dei due probabilmente, e personalmente inizialmente si pensava ad Eris, che era il pianeta subito, diciamo, immediatamente dopo Plutone, e quindi poteva sembrare, diciamo, il pianeta che poteva rappresentare con più facilità, diciamo, questo grande principio femminile che manca nello zodiaco, no? Cioè, quindi noi abbiamo Plutone, ma non abbiamo il contraltare di Plutone. E poi però, insomma, anche il nome che hanno scelto non è fantastico, perché in genere sembra impossibile, ma tutti i nomi che gli astronomi hanno scelto corrispondono perfettamente poi dopo anche alla simbologia, no? Cioè che quell'archetipo poi rivela. Mentre Eris è la sorella di Ares, quindi è praticamente la sorella di Marte, ed è la dea della discordia. Che insomma col grande principio femminile secondo me ha poco a che fare, sembrerebbe invece più l'archetipo del femminile attuale, questa Eris, no? Cioè questa donna che rifiuta il suo femminile, che utilizza il suo maschile, perché Eris è un'arciera, combatte con la spada, insomma, cioè combatte, diciamo, utilizza strumenti molto maschili, quindi sembrerebbe, insomma, l'emblema del femminismo per eccellenza, non quello nobile, parlo di quello che invece ha combattuto il maschile, il femminile ancora prima del maschile, no? Cioè che ritiene che tutto quello che è femminile comunque sia anche debole, fragile, per cui non si può manifestare, no? Cioè, ecco, c'è una parte, diciamo, di rappresentanti del femminismo che è stato drammatico in questo, no? Cioè perché ha cancellato, cioè qualunque cosa di sensibilità veniva visto come una fragilità, no? Cioè, quindi ha cancellato veramente il simbolo chiave del femminile, cioè noi dobbiamo invece riscoprirlo questo femminile, no? Cioè, sicuramente il nostro femminile è devastato, perché le donne, non avendo mai potuto utilizzare un potere al femminile eccetera, sicuramente si sono aggiustate con quello che avevano, e facendo anche miracoli, però hanno usato sicuramente un potere difficile che ancora oggi paghiamo, no? Cioè ecco, questo secondo me deve essere ritrovato, perché sono principi che potremmo proprio portare, che dovremmo portare nel mondo, no? Cioè perché se consideriamo che anche proprio come diceva la
l'amor purgo, che dalla bilancia in poi parte un nuovo ciclo, un nuovo sistema, e vuol dire che è un ciclo basato sulla solidarietà, mentre il sistema che parte dall'ariete è basato sulla competizione. Quindi probabilmente è di questo che si tratta, no? Cioè che le donne devono portare i loro valori, non possono imitare il maschile, perché nel momento in cui imitiamo il maschile diventiamo peggio dei maschi, perché siamo due volte snaturate, sia nel femminile che nel maschile, che non abbiamo comunque, non possiamo utilizzare al meglio. Quindi ecco, è importante proprio comprendere, e forse anche questa è una grande ferita, diciamo, di questo periodo. Se parliamo dal punto di vista collettivo, forse la grande ferita è stata il femminile, no? E lo vediamo ancora adesso con tutto quello che succede, visto che sono praticamente dagli anni 90 che abbiamo tutti i pianeti femminili bersagliati, tutti i segni femminili bersagliati, no? Cioè il cancro e la bilancia, e dagli anni 90 che continuano ad avere grandi opposizioni, grandi quadrature, e siamo arrivati nuovamente, secondo me, ad una difficoltà enorme del femminile, i femminicidi, cioè insomma tutto quello che abbiamo, che ci sembrava di aver conquistato, oggi sembra clamorosamente perduto. C'era anche la signora che voleva fare una domanda. L'ultima domanda? Ce n'è due, perché la signora aveva già chiesto prima e poi... Se abbiamo tempo anche là. Grazie. L'aspetto di congiunzione invece tra con Chirone, con un luminare in particolare. L'aspetto di congiunzione vuol dire che lì, cioè è vero che c'è sicuramente una ferita che parte da uno dei due luminari, quindi dal maschile o dal femminile. E poi però l'aspetto di congiunzione è un aspetto fortissimo, che quindi in un certo senso ti dice lì c'è anche la massima possibilità comunque poi di lavorare, no? Su quello, ecco, e di diventare poi una persona, ecco, perché questo è fondamentale di Chirone poi, no? Cioè che è di diventare con maggiore facilità persone che poi possono aiutare gli altri comunque nelle loro ferite. Però ognuno di noi può aiutare chiunque abbia la stessa ferita, cioè quindi non c'è bisogno, ecco, se noi abbiamo risolto un nostro problema grande, cioè per esempio, faccio un esempio che conoscete tutti, no? Cioè se uno ha avuto una dipendenza, ecco, cioè i migliori personaggi che possono seguire una persona con una dipendenza sono gli ex dipendenti. Per forza di cose, perché loro l'hanno incarnato il problema e ne sono usciti, e questo vuol dire che non solo conoscono la strada, ma anche chiunque si rapporta con loro sa che quella strada c'è, perché loro sono la rappresentazione vivente del fatto di avercela fatta, e quindi sono dei guaritori naturali, ecco, in questo senso, e cioè sono accompagnatori che possono far trovare la strada. Buonasera. Buonasera, mi veniva una domanda rispetto al discorso del femminile, no? Di perché le donne poi comunque in larga parte hanno perso questa cosa, poi un po' si capisce perché altrimenti il potere non riuscivano ad ottenerlo. E mi veniva questa domanda, ma noi siamo state dee madri, quindi dovremmo avere nella memoria questa cosa, e soprattutto come hanno influito gli astri, o come ci sono state le posizioni su questo cambiamento, cioè di quando le donne hanno perso la deità e invece sono state sopraffatte dagli uomini, no? Che poi loro avevano un aspetto sacro, diciamo, che certo. Poi hanno perso. Certo, allora diciamo che intanto i passaggi che sono stati fatti, a mio avviso, sono passaggi evolutivi che dal punto di vista psicologico si capiscono perfettamente ed erano necessari, cioè perché è vero che noi siamo state anche delle madri, però è vero che il matriarcato comunque non avrebbe mai concesso l'individualità di nascere, no? Cioè così come l'inconscio, se non ci fosse la frattura della coscienza, l'inconscio non permetterebbe mai che ci fosse una coscienza, no? Cioè che poi in qualche modo cerca di integrare l'inconscio. Ecco, quindi i passaggi che sono stati fatti sono stati proprio questi. Noi siamo passati dal matriarcato al patriarcato, in cui gli dei erano solari e il sole è uno, mentre le divinità matriarcali erano tante. Quindi il sole è uno, come una è la coscienza.
Per cui questo ha permesso lo sviluppo egoico, cioè lo sviluppo dell'individualità, che è assolutamente necessaria per poter sviluppare poi valori, pensieri, cioè tutto quello che l'uomo comunque oggi utilizza è stato frutto comunque di millenni di lavoro. E in più, ecco, l'individualità è quello che permette chiaramente di sviluppare ognuno di noi una propria diversità. Oggi sarebbe impensabile vivere come viveva, come si viveva quando le divinità erano femminili o quando, diciamo, le tribù erano matriarcali, perché l'individualità veniva soppiantata. Cioè la collettività era l'unica cosa importante, il singolo poteva essere schiacciato in qualunque momento per salvaguardare, quindi questo era assolutamente inaccettabile, no? Cioè, per cui è chiaro che ci sono stati questi cambiamenti, e allora noi oggi però che cosa abbiamo rischiato? Il contrario, cioè che l'eliminazione totale del femminile, cioè la lotta che è stata fatta perché l'individualità è maschile e quindi c'è stata questa lotta, diciamo, nei confronti di tutto quello che è femminile, di conseguenza anche nei confronti della terra, nei confronti di tutto quello che ha portato quasi all'uccisione del pianeta. Cioè, per l'assurdità dell'individualità, no? Cioè dell'egoismo, diciamo, no? Cioè dell'egoicità, diciamo, individuale, abbiamo rischiato anche di far uccidere il pianeta. Però il punto nell'era dell'acquario è che questi due finalmente devono incontrarsi. Cioè il principio maschile e il principio femminile devono smettere di combattersi, perché si sono combattuti nel matriarcato, dove i maschi non avevano nessuna, cioè erano messi come noi, insomma, sostanzialmente, no? Come noi adesso. Ecco, e subito dopo è venuto fuori, diciamo, il maschile che ha soppiantato il femminile. Forse l'era dell'acquario e Chirone forse ci permettono di mettere insieme finalmente queste due cose, no? Cioè di pensare che forse è proprio la diversità che ci aiuta ad accompagnarci, cioè non avrebbe senso essere uguali, no? Cioè non ha senso che gli uomini e le donne siano uguali, perché non si incontrerebbero. Quindi il grande passaggio dell'era dell'acquario è proprio finalmente, forse, se eliminiamo anche tutte le divinità antropomorfe e quindi non abbiamo più divinità donne e non abbiamo più divinità uomo, finalmente forse la divinità ce l'abbiamo interna e asessuata. Quindi possiamo finalmente, diciamo, far convivere, diciamo, questi due principi. Bene. Io vorrei tanto che quelli che dicono che è una stupidaggine l'astrologia sentissero, invece di sentire Branco e le stelle, sentissero le conferenze di Lidia, che io trovo una conferenza bellissima, io ti ringrazio molto. E ci piacerebbe anche sentire due parole sulla scuola. Ah sì, due, giusto. Perché anche loro sono stanchi, però le diciamo due, certo, parole sulla scuola. Allora, ecco, la scuola, ovviamente, la scuola in tutta Italia, a Roma, Eridano School si chiama, e la scuola è qui, quindi ad Armonia Mundi. Allora, la scuola ha due corsi fondamentali, no? Cioè è una scuola di formazione, quindi quella di 3 anni, 30 weekend, è una scuola di formazione per astrologi, quindi voi fate l'intero programma, chiaramente sulla base psicologica, perché facciamo tantissime ore di psicologia, e quindi alla fine voi avrete la capacità di leggere un tema natale dal punto di vista psicologico, cioè quindi sapendo individuare quali sono i punti, le difficoltà di una persona, eccetera, e sapendo anche aiutarla a lavorare appunto sui punti forti, no? Cioè su quello che è possibile trasformare, perché quello che c'è nel tema natale non è un dato di fatto che sarà così per tutta la vita, è la causa di determinate situazioni che noi abbiamo vissuto e come tali, diciamo, dal momento in cui possiamo comprenderle possiamo anche trasformarle, cioè tutto quello che c'è nella nostra psiche può essere trasformato, ecco, o quantomeno può essere capito ed integrato, ecco, che è una buona cosa. Questo corso si svolge un weekend al mese, quindi 10 weekend all'anno, perché ovviamente luglio e agosto no, e comporta una tesina a fine anno e una tesi un po' più corposa al terzo anno. Invece c'è il corso di formazione per counselor ad indirizzo astrologico. Allora, questo è un corso sicuramente molto
molto più corposo, perché sono 4 anni, però sostanzialmente diciamo sono 13 weekend all'anno per 4 anni, e in più è obbligatoria la settimana estiva di pratica professionale e tirocinio, perché sono 1500 ore come tutte le scuole di counseling, quindi il programma è un programma importante, c'è tutta la parte di counseling con molta parte esperienziale, quindi tutti gli esercizi che vi consentono di comprendere come funzionano le dinamiche dentro di voi e per poi poter aiutare gli altri. È una vera professione di relazione di aiuto, no? Cioè, quindi comporta poi una tesi finale corposa uguale a quella che si fa nell'università, quindi 70-80 pagine, che viene discussa davanti ad una commissione, e dopodiché potete iscrivervi nell'elenco dei counselor, che sono una, diciamo, una via di mezzo tra, che ne so, l'assistente sociale e lo psicologo, no? Cioè il counselor lavora, diciamo, sulla relazione di aiuto sulla parte sana delle persone, no? Cioè, quindi è chiaro che la patologia resterà per sempre, diciamo, la dimensione dello psicologo, cioè lo psicologo è formato per lavorare sulle patologie, lo psicologo, lo psichiatra, ecco, vari percorsi anche in quel campo, però lavorano appunto su persone che hanno delle vere e proprie difficoltà, insomma, patologiche, mentre il counselor lavora soprattutto sulla parte sana, cioè incrementa, quindi aiuta le persone a riconoscere i loro talenti, le loro potenzialità e ad incrementarle. Quindi in più, ecco, c'è un lavoro che viene fatto dal punto sulle emozioni, sulla, che ne so, sulla gestione dei cambiamenti, insomma, ecco, sulle parti, in fondo il counselor lavora, diciamo, sulle persone che sono un po' disadattate a se stesse, ecco, no? Cioè che trovano anche magari un disadattamento al mondo esterno, in quanto il mondo esterno comunque è molto più modellante di quanto non pensiamo, no? Cioè, e quindi diciamo che noi siamo stati tutti un po' tagliati. Ecco, le parti che facevano più fatica, diciamo, ad entrare nei principi educativi sono state amputate, e quindi queste parti chiaramente si vedono molto bene nel tema natale, quindi il counselor di indirizzo astrologico utilizza il tema natale per capire da dove originano i problemi, dove, come, quando e in quale periodo della vita sono nati, e poi utilizza invece tutte le tecniche del counseling per aiutare. Qui abbiamo un counselor di indirizzo astrologico che sta proprio dietro, che è stato un nostro allievo, e che quindi già esercita, e con grandi risultati, mi diceva, insomma, ecco, è un accompagnamento alle persone a riconoscere molto meglio la grande ricchezza interna. Ecco, questa è una cosa che io ho sempre visto anche nel mio lavoro psicologico, che le persone spesso si pensano di essere infinitamente piccole quando sono infinitamente grandi, e se pensassero alla loro grandezza avrebbero infinite chance, diciamo, di vivere la loro vita al meglio, no? Cioè di trovare anche quella famosa autorealizzazione che spesso abbandoniamo per fare magari un lavoro che non ci piace per niente, ma che ci sembra darci i soldi per vivere. Io sono convinta che se uno fosse veramente realizzato ha anche i soldi per vivere, facendo quello che simboleggia la sua vocazione. Bene, io farei... Grazie. Se l'è meritato tutto questo applauso, Lidia, grazie, perché è stata una conferenza bellissima. E vi ricordo, se volete farla ascoltare ai vostri amici, che la metteremo su YouTube, quindi saluto gli amici di YouTube perché sono tantissimi quelli che ci seguono. Vi ringrazio per essere stati qui. Ringrazio infinitamente Lidia per tutto il lavoro che svolge qui ad Armonia Mundi, e vi garantisco, ma stasera ne avete avuto la prova, che è veramente prezioso. Quindi gli interessati, se poi decideranno anche adesso o anche in futuro di avvicinarsi a questa scuola, basta comunicarcelo. Sì, possono venire anche a partecipare un giorno, voi un potete giorno. Anche partecipare ad un giorno di lezioni, così da vedere anche in diretta, insomma, che cosa succede. Quindi abbiamo, che abbiamo questo domani? Marte. Marte. È proprio Marte. Chi è che c'ha un Marte complicato qua? Affermazione. Bene. E difesa.
Se vuoi puoi venire domani a sentire la lezione, ti invitiamo. Alle 10:30. Voi, sì, alle 10:30 cominciamo, finisce alle 19. Grazie a tutti, ci grazie, vediamo alla prossima. Buon weekend. Grazie per essere venuti di venerdì qua con questo caldo.